Bishom Chalison di Clara, nata il 15 del 3 del 37, nata a Cagliano. Come nonni, i miei bisnonni, tutti. La casa lei del concilio, le stalle del concilio di Trento. La Filanda, mio papà era foghista, mia mamma era conga del direttore, mia zia che viveva con noi impiegata, con 150 donne. Caliam, Besanelle, Numi. Bacchi da seta e Fiva la seta. Bombardamenti, però. E durante la guerra veniva in cantina da noi, qua, che era a 28 gradini. Dunque, doveva essere alle medie, doveva fare fino a 12 anni in scuola. Dopo sono a Trento a imparare così. Salta fino a 19 anni e dopo lavorare qua a casa tanto allora avevo fatto dei vestiti da sposa tantissimi e dopo vestiti per tutti allora avevo i clienti da Rovereto, da Trento, da Bolzano, una la veniva da Caserta. E dopo tanti, da Ala, da Chisola, da tanti. Prima sono andata 3 anni alla Hilton. Siccome la Pina era disoccupata, allora sempre passai in Diana, era a Trento, a portare dei vestiti e sempre mai disse ne serve una sarta. Allora sono andata alla Hilton, però non mi piace. E viva i colli dei capotti. Dall'inverno. Le sta bella anche lei come compagnia delle ragazze e tutto. Dopo non piaceva i tessuti. E siccome che lavorava la Menegari, la maestra di danza di Trento, e lei veniva con dei tessuti meravigliosi, meravigliosi, proprio stoffe. E allora ho detto basta, invece dopo mi domandò se ho l'estate a fare colli. Lui ne arriva, è il rappresentante della Lucchini, che è il ghè dei tessuti firmati, Armani, Dior, tutti. Ecco, stupendi erano i tessuti. La stoffa uguale costava 13 milioni. No, ma quel della sfilata e che l'aveva fatta la Carla uguale a pagare la stoffa e basta. Dopo aveva fatto Sì, ma tantissimi tiene delle matrimoni. sfilate, Sì, e una signora da Trento, la Nadit Denara Veder Merletto di Mezzanotte, la voleva il vestito uguale. no? Da dove nasce questa passione del tessuto? Forse da mia mamma, perché mi piaceva tanto, però non la poteva così perché era il massa in famiglia. Però la ne feva dei vestiti, sì. Ritorno che E dopo che dopo succede? il Giovanni De Martino mi fa, vai da me, vai a lavorare da me, vai da me. E finché che sta Giovanni mi sono trovata, era un vero signore, benissimo. La mattina veniva al negozio, stava sempre alla cassa io, no? E dopo aveva la cantina che era i bidoni delle immondizie e suora che era il rudo di nylon e sua secondo piano che era stivai e materassi e dopo che era il negozio che aveva tutte le licenze dai giocattoli ai piatti, le stoffe, maglierie, tutto. Ai portici, dove Galvino adesso di tutto è un brello di tutto. Mio padre che aveva 14 licenze, dalla maglieria uomo donna, biancheria, il signor De Martino Giovanni, gestendo io tantissimo i capei, tutti, giocattoli, tessuti. Dei miei matorli a Tiene, ne compariva l'Aldo, mio cugnà, Giovanni e me. Una roba vera,
Bellissimo. Dopo dal 77 all'83, dall'83 sta a casa ed avverte il negozio. Le sta bruttissimo. Perché la votazione le sta fatta comune e che ne era contro. Il giorno di Pasqua la fa chiudere perché la votazione non era esatta. Perché era dentro gli ambulanti e gli albergatori. E allora aveva chiuso una settimana. Arriva la finanza, proprio chiuso, completo. E ne ha fatti aprire, sono andati avanti. Finché dopo la Carla la finì in ragioneria, entra Ila e dopo si va preso. Allora doveva solo mercerie. E dopo aveva lasciato fare del resto e aveva la perla, che quella lei. Ultra. Comunque, No, e dopo confessione anche. I vestiti pronti, vero? La stoffa, noi tagliamo il capo e quadrato. Non con stampi, niente. Mettiamo alla cliente e che fa la linea addosso. Mi il taglio non l'ho imparato, però varano fatti tantissimi. Ricordi bellissimi. Meno clienti da tagliano, perché non erano mai puntuali. Aveva l'Assunta Romani che mi aiutava. Sei ragazze, insomma, che io il giorno, la notte e il giorno, senza andare a letto. E mia mamma la leggeva i romanzi, stava svegli. Ah, i clienti le era tante. Perché veniva il rappresentante, metteva fuori i sottosciuti e le clienti le sceglieva. E una signora che la sento, una gonna. Avevo ancora un tessuto da 600 mila al metro, tutto pietrino. Sì, ma quando verrà il ballo del clown, Ah sì, l'anticipazione. avevo fatto il ballo del clown, la figlia del dottor Robustello, è entrata in società e la guerra sul giornale col vestito. Mi go l'autografo del Romano Mussolini, che ho ballato con Nilo. Ecco, che fece i vestiti a quella lì a Venezia, la porta via il premio. Infatti, il vestito rosso, tutto il setaco, tacca su delle perline, dei cubetti rossi, la porta via il premio. Aveva quella che suo papà l'aveva inventata, il violino, la veniva da Bondò. Allora la Spider, scoperta. E la aveva la casa con un grandissimo spartito di musica. Matrimoni ne aveva fatto per sé, tanti, tanti, Ma confezionavate solo vestiti da sposa No, no, o anche tutto. da Capotti, uomo? O anche capotti. da No, no, uomo? no, per l'amor Ah, di Dio. assolutamente. Solo donne, Al sì. ballerino di Carlafratti, questa qua? Ah, sì. Carlafracci, il ballerino, il suo Era ballerino che arrivato dalla ballava regina assieme, Scarlett le di abbiamo fatto un Stirlitano. giubbotto tutto pieno di perline, bellissimo. Perché la Carla la fa 6 anni in danza e che laureava a Menegari, era maestra. La partiva da Bologna, Alle 2 del notte, arriveva qua alle 2. arrivava qua alle 2 di notte. Ecco, e dopo la canta anche la Carla, il sociale. Era Pippo Baudo, allora. Inabbidì di fare il libro della sartoria, ma no. Questa è meravigliosa. Si è sposata con la slitta il cavallo, Mamma mia, al gaucho e la mantella.